episodio di violenza nei confronti di una donna proprio a pochi giorni dall'8 marzo. A volte viene davvero voglia di dire, ovviamente con amarezza, che Civitavecchia sa non farsi mancare nulla. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e fortunatamente non è finito in tragedia. La donna, una quarantenne, è stata picchiata dal compagno ed è poi riuscita a fuggire da casa e a raggiungere il pronto soccorso del San Paolo. Un bollettino quotidiano spesso di morte. Nonostante il grande clamore sui femminicidi sempre più atroci, o chissà, forse proprio per l'eccessivo battage, non si fermano gli episodi di violenza nei confronti delle donne. E questa volta i disonori della cronaca sale anche Civitavecchia, dove fortunatamente l'episodio di violenza non è finito in tragedia. Gli uomini del commissariato di Viale della Vittoria hanno infatti denunciato a piede libero un civitavecchiese giudicato responsabile di aver picchiato e accoltellato la compagna. Il tutto sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, mentre la donna sarebbe stata refertata dai sanitari del San Paolo qualche ora dopo, quando era già trascorsa la mezzanotte, dopo essere riuscita a fuggire da casa. Le sono state riscontrate una ferita al collo prodotta da un'arma da taglio, oltre a varie ecchimosi ed escoriazioni. Alla richiesta di spiegare le ragioni delle lesioni, la signora ha raccontato quanto era avvenuto facendo scattare automaticamente il codice rosso, con i sanitari che, in ossequio a quanto prevede la legge, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Il racconto parlava di una vera e propria aggressione da parte del compagno, che avrebbe addirittura utilizzato anche un bastone e l'avrebbe più volte colpita violentemente con le mani in altre parti del corpo. L'aggressione sarebbe poi finita con una coltellata al collo, inferta fortunatamente senza ledere organi vitali. L'uomo, come detto, è stato denunciato a piede libero e, come previsto sempre dal codice rosso, adesso non potrà avvicinare la compagna. Non è escluso che già nelle prossime ore possa essere ascoltato dal magistrato titolare dell'inchiesta avviata dopo la relazione della Polizia di Stato. La donna, infatti, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, è stata condotta negli uffici di Viale della Vittoria, dove ha sottoscritto il verbale contenente il racconto delle violenze subite, peraltro, a quanto sembra, anche prima del tardo pomeriggio di giovedì scorso. Nei confronti del compagno potrebbero quindi scattare ulteriori misure. Cresce la squadra della compagnia portuale Civitavecchia. Il Ministero dei Trasporti e l'autorità portuale hanno autorizzato 37 nuove assunzioni alla CPC al termine di un percorso iniziato a fine estate con la richiesta da parte del presidente Patrizio Scilipoti. Lo sentiamo in questa intervista. Patrizio Scilipoti, cresce la squadra della CPC, 37 nuove assunzioni avallate dal Ministero e dall'autorità portuale. Un bel risultato. Allora, noi intanto ci preme ringraziare le istituzioni che hanno permesso questo, l'autorità di sistema portuale e il Ministero, se non anche l'ANCIP, che è l'Associazione Nazionale delle Compagnie e delle Imprese Portuali, ma in primis il presidente dottor Pino Musolino, che ci ha praticamente accompagnato fino all'autorizzazione. I lavoratori ovviamente sono la base di tutto ciò, sono ragazzi che quando hanno iniziato il percorso loro avevano 18-19 anni e io ne avevo una trentina, iniziavo proprio a compiere i primi passi da dirigente in compagnia, quindi poi li ho e ci siamo fatti compagnia e quindi sono soddisfazioni enormi, perché adesso sono ragazzi che sono cresciuti, hanno famiglia, hanno dei figli e nei limiti del possibile noi in questi anni, soprattutto nei periodi del Covid, che sono stati veramente veramente brutti, li abbiamo anche aiutati in qualsiasi maniera. Ci sono state anche delle occasioni di lavoro ovviamente per loro in questo lasso di tempo, perché la situazione del Covid è stata veramente veramente brutta, ma abbiamo preso un impegno come compagnia, come consiglio d'amministrazione della compagnia, che quando sarebbe ricominciata la vita normale loro sarebbero stati richiamati, e così è stato. È chiaro che questo è stato un lavoro
di squadra, un lavoro che ha visto collaborare istituzioni, compagnia portuale che è un'istituzione e i lavoratori che hanno fatto un percorso non solo a livello lavorativo, perché quella è la prima cosa, ma anche di sicurezza, perché noi facciamo sempre in tutti i casi corsi sulla sicurezza, quindi loro sanno bene cosa devono e soprattutto non devono fare in porto. E oggi noi abbiamo a disposizione, noi io parlo come porto di Civitavecchia e quindi città, abbiamo a disposizione 37 nuovi lavoratori a tempo indeterminato che possiamo mettere a disposizione per lo scalo di Civitavecchia. Solo programmando e progettando e non volere tutto e subito, poi dopo si hanno i risultati. È stato un sabato sera ricco di controlli, quello appena trascorso, per la Polizia di Stato, con diverse pattuglie disseminate in varie zone del territorio. Nel corso di 6 ore di intenso lavoro, gli agenti del commissariato di Viale della Vittoria, coadiuvati da quelli del reparto Prevenzione Crimine di Roma, hanno identificato 114 persone, 19 dei quali sono risultati pregiudicati. 62 i veicoli che sono stati controllati, ai quali si aggiungono 6 ispezioni nei confronti di persone che si trovano agli arresti domiciliari. Un uomo, fermato alla guida della sua vettura dopo aver bevuto eccessivamente, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test, mentre la sua auto è stata posta sotto sequestro. Dalla Sardegna fino a Viterbo, per finire ovviamente con Civitavecchia. È la politica e in particolare le elezioni il tema caldo di questa settimana, che sarà analizzato nel consueto appuntamento con il pensiero del lunedì. Questa volta in particolare si parlerà di quanto sta succedendo nel centrodestra sia a livello nazionale che locale. Sentiamo. Chi a causa del suo mal pianga se stesso. In Sardegna non hanno vinto 5 Stelle e PD, ma ha perso il centrodestra per sua colpa. Gli ingredienti di questo autogol sono sotto gli occhi di tutti: il malgoverno della regione sarda, ad opera di un governatore scelto e voluto a suo tempo dalla Lega, e l'arroganza e la presunzione mostrate da Lega e Fratelli d'Italia anche nelle modalità di scelta e imposizione di un nuovo candidato, il sindaco di Cagliari, imposto da Fratelli d'Italia, ma mal visto nella città. Questo dimostra che il voto alle politiche è un altro sport rispetto al voto alle amministrative, dove le ideologie politiche vanno in secondo piano rispetto alle persone che devono governare i territori e amministrare la cosa pubblica. Come ai sardi non è bastato togliere il capro espiatorio, l'ex governatore Solinas, per sostituirlo in extremis con un altro candidato presidente, mantenendo invariata la squadra, nemmeno ai civitavecchiesi basterà sostituire l'ormai spacciato avvocato tedesco con un altro soggetto, se questo non avrà le seguenti caratteristiche. Il coraggio di non candidare chi ha dimostrato in questi 5 anni di coltivare solo interessi personali, familiari e non quelli della città. L'autorevolezza per poter attrarre forze moderate che, anteponendo l'interesse della città a quello dei simboli di partito, vorranno far parte di una squadra che risollevi la città inginocchiata dalla mala gestione. La forza di portare avanti un programma senza cadere nei giochini della politica di bassa lega, concentrata più sulle spartizioni delle poltrone che sull'interesse dei cittadini. Un sindaco che abbia già dimostrato nella vita di avere la capacità di stare nei tavoli che contano e non uno che voglia diventare sindaco per una rivincita personale. Il senatore Fazzone, coordinatore regionale nonché segretario della conferenza dei segretari regionali di Forza Italia, sa bene queste cose e proprio sabato a Viterbo, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni provinciali, respingendo gli appelli alla disciplina di coalizione, ha ribadito che la politica deve lasciare liberi di allearsi con le persone migliori e non esiste un obbligo perché c'è un governo di centrodestra. In tal senso Paolo Poletti ha dichiarato: la mia candidatura vuole segnare una discontinuità con la cattiva gestione di Civitavecchia e mi impegnerò al massimo delle capacità come ho sempre fatto in tutta la mia carriera. Invito pertanto tutte le forze politiche e civiche che abbiano come valori la lealtà, la legalità e la libertà a impegnarsi per la discontinuità, a farsi avanti e convergere con noi per costruire insieme un percorso che porti Civitavecchia ad essere protagonista nel Lazio e in Italia. Civitavecchia merita di più.
Le parole di Poletti suonano quasi come un appello ai vertici dei partiti a prendere una rapida decisione affinché possano consentirgli di amalgamare una buona squadra, allontanando dalle liste che lo sosterranno le persone che hanno segnato il disastro di questa amministrazione, cercando di attrarre le migliori forze della città, quelle progressiste che poggiano i propri valori sulla lealtà, legalità e libertà. Col passare dei giorni emergono ulteriori particolari rispetto alla vicenda riguardante l'avvertenza dei dipendenti dell'autorità portuale che protestano per la decisione unilaterale dell'ente di annullare il contratto di secondo livello sottoscritto poco più di un anno fa. Sul sito istituzionale di Molo Vespucci è infatti apparsa tutta la documentazione relativa, compreso anche un interessante carteggio con la Corte dei Conti. Oltre 100 pagine, per la precisione 108, e il lunghissimo dossier pubblicato sul sito istituzionale dell'autorità portuale a corredo della decisione assunta dai vertici dell'ente di revocare in modo unilaterale il contratto di secondo livello del personale dipendente. Il voluminoso carteggio ricostruisce tutta la vicenda e al suo interno sono presenti 3 pagine contenenti la richiesta avanzata dalla Corte dei Conti, sezione del controllo sugli enti, di una serie di chiarimenti in ordine al bilancio 2022 dell'Authority. Tra questi, all'ultimo punto, la richiesta di come intenda procedere l'ente a seguito del parere non favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 20 dicembre 2023, peraltro di natura opposta rispetto a quello che solo un anno prima lo stesso organo di controllo interno, per 2/3 composto dalle stesse persone, aveva espresso solo 12 mesi prima. A quel quesito Molo Vespucci risponde con l'interpretazione del Ministero Vigilante, pervenuta con nota del 16 febbraio 2023, specifica che l'addendum di cui si parla rappresenta un elemento retributivo ex autorità portuali, nel quale sono confluiti istituti frutto di precedenti contrattazioni, che nel venire definitivamente cristallizzati al fine di garantire il mantenimento del livello retributivo in essere, sono comunque da considerarsi destinati al graduale e progressivo esaurimento, visto che riguarda solo gli assunti prima della trasformazione delle ex AP nelle attuali ADSP, ed è destinato alla progressiva eliminazione. L'Authority specifica ancora che l'interpretazione del Ministero Vigilante quindi differisce radicalmente da quella data dall'attuale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale alla data del 13 novembre 2023 dichiarava invece nullo lo stesso articolo nella maniera in cui è stato predisposto. L'ente puntualizza ancora che emerge ictu oculi una grave e inconciliabile diversità interpretativa che rende alla scrivente amministrazione pressoché impossibile poter esercitare con la dovuta serenità e oggettività i compiti di istituto. Insomma, una più che esplicita conferma del clima di totale conflittualità sull'argomento esistente da mesi tra il presidente Musolino e il presidente del Collegio dei Revisori, Ermanno Piteo, anche lui come il segretario generale Risso, con trascorsi negli enti sanitari, esplosa clamorosamente nella seduta del comitato di gestione del 21 dicembre scorso e della quale ovviamente aveva parlato solo il TRC Giornale. Resta da capire per quale ragione il presidente e il comitato di gestione abbiano cambiato idea, procedendo alla decisione di revocare unilateralmente l'accordo siglato coi sindacati nel dicembre 2022. Resta poi da parlare degli altri quesiti posti dalla Corte dei Conti riguardo il bilancio 2022 di Molo Vespucci, ma avremo tempo e modo per occuparcene. Anche a Civitavecchia si mette in moto la solidarietà scolastica nei confronti degli studenti di Pisa e Firenze che sabato 23 febbraio hanno subito le violenze della polizia nel corso di una manifestazione nella quale chiedevano la pace in Medio Oriente, solidarizzando con la Palestina. Oltre 90 tra docenti ed ex docenti dell'istituto comprensivo Ennio Galice ricordano che le scuole sono luoghi di formazione del pensiero critico, di libera espressione delle idee e di educazione alla partecipazione attiva e che per questo da educatori e da insegnanti condannano con forza la violenza usata contro gli studenti il 23 febbraio. A loro, aggiungono, vanno la nostra vicinanza e il nostro sostegno per la scelta democratica di manifestare pacificamente le loro idee in merito al conflitto in Palestina.
I docenti dell'Istituto Galice, sottolineando inoltre che quanto accaduto è ancora più grave e preoccupante per chi ha riguardato giovani cittadine e cittadini che si stanno affacciando alla vita sociale e politica, chiedono che venga fatta al più presto chiarezza e che le parole del presidente Mattarella trovino il più ampio accoglimento nella società e nelle istituzioni democratiche del Paese. Ancora lavori e disagi sulla A12 Roma-Civitavecchia nel corso della settimana che inizia oggi. Per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì, per chi proviene da Roma sarà infatti chiusa l'uscita di Torre in Pietra. In alternativa viene consigliato di uscire a Maccarese Fregene, proseguendo fino a raggiungere la statale Aurelia. In ulteriore alternativa si può raggiungere la statale Aurelia attraverso il grande raccordo anulare. Si interrompe la serie di 9 successi di fila per la NC Civitavecchia nel campionato di Serie B. A sorpresa i rossocelesti hanno pareggiato per 9-9 al Palagalli contro il Livorno, prestazione in netta controtendenza con tutte quelle precedenti, anche perché la squadra di Baffetti non si è presentata al meglio a questo incontro, tra acciacchi e l'assenza di Carlucci. La NC è comunque al comando della classifica del girone 2 con 6 punti di vantaggio sulla diretta concorrente Lerici e nuova goleada casalinga invece per l'Ipertecnica Centoncelle in Serie C. Al Palagalli finisce 22-8 la sfida contro le gemelle di Giovanni Sarnicola. Il 7-1 del primo parziale rimarca la chiara differenza di valori con i civitavecchiesi che ne hanno approfittato per fare accademia e regalare qualche giocata estrosa al pubblico. Con questo successo la Centoncelle può tentare l'aggancio alla zona playoff e proprio per quanto riguarda i biancorossi sentiamo l'intervista. Alessandro Pieri, altra goleada casalinga per quanto riguarda l'Ipertecnica Centoncelle, ed è sconfitto questa volta le gemelle. Primo tempo, dimostrazione che volete metterci a rabbia dopo la sconfitta di Frosinone? No, non siamo arrabbiati a Frosinone, c'è il rammarico per quella partita, ma teniamo testa a tutte quante, ogni partita la affrontiamo con la massima serietà, come abbiamo fatto il primo tempo qua e a Frosinone. Vittoria importante per quanto riguarda la classifica, visto che continuano a lottare per i playoff, anche uno spettacolo con tante giocate belle per gli spettatori. Sì, i playoff ci pensiamo partita per partita, non importa se è la prima o l'ultima in classifica sinceramente. Vogliamo arrivare lassù, ok, perdere qua prima, però c'è sempre l'obiettivo per noi. E quindi adesso si va per la prossima partita, visto che giocate nuovamente in casa, in vista di un ritorno vi vedrà quasi sempre fuori in realtà. Sì, il ritorno in trasferta è abbastanza complicato sinceramente, però non ci spaventa, siamo pronti, contenti di aver fatto il giro d'andata col nostro pubblico, che è stata una grande mano sinceramente. Partite tese ci hanno risolto il ruolo sinceramente, come pubblico siamo più forti. Emiliano Collaini è pronto di scatto da parte della vostra squadra che sconfigge nettamente le gemelle, quindi avete tenuto saldo il pensiero in vista di questo percorso che state facendo dopo la sconfitta contestata di Frosinone? Sì, stiamo procedendo bene, era molto importante questa partita per il morale e comunque abbiamo dimostrato che in campo ci siamo una buona squadra e lotteremo fino alla fine per arrivare ai playoff. Quindi un percorso importante, quello che state facendo, non sarà facile con tutte le trasferte praticamente nel giugno di ritorno. Come sta andando questo percorso con Roberto Barbaro, con il puzzo che state dando? Perché siete lì, insomma, tra le squadre che potrebbero lottare per andare a fare i playoff. Sì, beh, diciamo l'inizio del campionato è partito un po' male anche perché abbiamo caricato parecchio la preparazione. Quindi adesso i ragazzi stanno incominciando a prendere i frutti della preparazione, quindi nuotano di più, ritornano, si aiutano tra di loro e sta procedendo bene. Risultato a sorpresa per la Nautilus che in serie A2 pareggia per 11-11 contro i Castelli Romani al Palagalli. A differenza di quello che si poteva pensare alla vigilia, è stata una gara molto difficoltosa per la squadra di Daniele Lisi, che non è mai riuscita a distanziare veramente le avversarie. Tanto nervosismo in acqua e direzione confusionaria della gara da parte dell'arbitro. A fare le spese è Tortora che viene espulsa per reciproche scorrettezze con un'avversaria. Nautilus che nell'ultimo tempo erano sotto di 3 reti ma hanno avuto la forza di reagire e trovare un punto.
Il Civitavecchia non riesce a dare continuità alle proprie prestazioni. I nerazzurri hanno ceduto per 4-2 sul campo del Valmontone, gara equilibrata nel primo tempo con i padroni di casa che vanno a riposo avanti 2-1, con rete del momentaneo pari di Sevieri per i civitavecchiesi. Nella ripresa Menghi realizza il 2-2 su calcio di rigore, ma poi nel finale molto nervoso il Civitavecchia rimane in 9 per le espulsioni di Paolo Cerroni e Pompei e il Valmontone ne approfitta e segna le due reti decisive per il successo. Nerazzurri, che recriminano per diverse decisioni arbitrali e che scivolano all'ottavo posto, superati anche dagli avversari odierni. Sono arrivati risultati importanti dagli altri campi nella penultima giornata della prima fase di Serie C per la Stemar 90 cestistica. Le dirette concorrenti Fonte Roma e Latina hanno perso rispettivamente con Città Futura e Frassati. Quindi il quintetto di Gabriele La Rosa, che sabato sera ha espugnato il parquet di Valmontone con un netto 87-71 al termine di una prova autorevole e con buoni spunti tecnici, aumenta le proprie possibilità di conquistare la qualificazione alla pool promozione nonostante una stagione travagliata. Con la classifica attuale però i rossoneri non sarebbero comunque dentro. Campogiani e compagni dovranno infatti battere Pomezia nell'ultima giornata e sperare nella sconfitta di Fonte contro la capolista Frassati. In attesa sconfitta casalinga per il CRC nel campionato di Serie A, al Moretti della Marta i biancorossi sono stati battuti per 23-20 dal Paganica, squadra in piena lotta per la salvezza. È stata una gara decisamente influenzata da un fortissimo vento di scirocco, tanti, troppi errori per la squadra di Ambrogio Bona, che non è riuscita a fare le scelte giuste nei momenti palpitanti dell'incontro, che sembrava ad appannaggio dei civitavecchiesi fino a pochi minuti dal termine, prima della meta trasformata e della punizione degli abruzzesi nel segmento conclusivo. Tre le mete del CRC con Icita, Robazza e Vender, a cui si aggiungono i punti di Tremulo.